Buongiorno ragazze, questa è la nail art che vi propongo oggi, nail art molto semplice da fare, molto carina. E perché una tortina? Qualche tempo fa su Facebook scrissi che ci sarebbe stata una data un po' speciale, un po' particolare, che sarebbe capitata proprio di venerdì. Infatti oggi è venerdì 20 settembre ed è il mio compleanno. Quindi questa è la nail art che avrò su oggi e in più sono ancora più emozionata perché siete in tantissime, infatti volevo ringraziare tutte di cuore e questo qui è il mio centesimo tutorial, quindi oggi proprio occasione favolosa, fantastica, veramente speciale per me. Ragazze, io spero che questa nail art vi piaccia, vi lascio i prodotti al tutorial e poi la piccola magia alla fine del video. Un bacio, ciao! Allora, io ho già applicato la mia base protettiva su tutte le unghie e su tutte le unghie ho fatto due passate dello smalto nude. Andiamo a prendere il nostro smalto bianco e andiamo a decorare solamente l'anulare. Prendiamo lo smalto e andiamo a creare la base della nostra torta. Fatto, ora lasciamo asciugare. Perfetto, ora che è tutto asciutto, incominciamo a decorare la base della nostra torta. Ho messo lo smalto bianco giusto per far risaltare i colori. Adesso andiamo a creare qui, andiamo a colorare la fascia. Anche se andiamo sopra i pallini bianchi, non succede niente perché tanto poi li andremo a ripassare. E li lasciamo bianchi. Fatto. Ora lasciamo asciugare e poi diamo di tutto una seconda passata. Perfetto, ora sempre con lo stesso pennello, magari pulito oppure un altro, andiamo a prendere l'azzurro più scuro e andiamo a creare una decorazione sulla parte azzurra. Ora con un dotter dalla punta molto piccola andiamo a intingere la punta nel viola e andiamo a creare dei puntini sulla nostra candelina. Ora prendiamo un dotter dalla punta molto grande, lo intingiamo nel bianco e andiamo a ripassare i nostri ciuffini di panna. Allora, non so bene cosa ho registrato perché la telecamera si è spenta e ho semplicemente creato questi puntini bianchi con un dotter dalla parte molto grande e dello smalto bianco. Ora prendiamo sempre il dotter dalla parte grande e dello smalto argentato e cercando di lasciare del bordino bianco andiamo a creare il nostro puntino. Ecco fatto, ora lasciamo asciugare. Ragazze, la nail art è completata, io ho già applicato il mio top coat e io spero che questa nail art per il mio compleanno vi sia piaciuta e ci vediamo al prossimo video. Un bacio grande, ciao!